Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi un nuovo episodio della serie Minecraft. Signori, allora prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i gente e per il supporto. Ovviamente ci sono video che vanno meglio e video che vanno un pochino meglio, peggio, ma io vi ringrazio sempre signori per la quotidianità che mi date. E niente signori, vi ricordo di iscrivervi al canale perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno, ma quello dipende da voi. Io il mio impegno ce lo sto mettendo, quantomeno ci provo a metterlo. Signori, cosa facciamo nel video di oggi? Nel video di oggi andremo a fare la zona delle pecore, un progetto importante che secondo me ci prenderà un po' più di tempo, non, forse non a successione, ma ci prenderà un pochino di tempo perché comunque dobbiamo un attimino organizzarci perché voglio le pecore possibilmente di tutti i colori, ci riusciremo? Non lo so. Dove faremo la zona delle pecore? La zona delle pecore la faremo qua, continueremo questo ponticello normale e poi qui sulla mia sinistra metteremo tutte le varie pecore di tutti i vari colori. Ovviamente non potrà essere subito la cosa, ma intanto faremo un primo step, signori. Allora, il primo step consiste nel intanto allungare questa zona di qua. Il primo recinto delle nostre delle, sì, stavo dicendo tartarughe delle nostre pecore non sarà grandissimo, ma deve essere abbastanza spazioso per poter permettere la loro riproduzione, signori. Allora, intanto direi di fermarci qui. Qui facciamo un bordo col nero, così qui ci metteremo le staccionate che andranno a sigillare le nostre pecorelle. Facciamo un primo step tutto così nero, ok. Diciamo che così basta, perfetto. Come primo giro, sì, signori. Qui mettiamo la terra perché tanto tutto quanto sarà poi di terra e non voglio poi mettere il legno per poi andare a levare, per poi andare a mettere altro legno. Quindi, considerando che sarà tutta una zona di terra, questa sarà la prima parte dove le nostre pecorelle inizieranno a riprodursi e a moltiplicarsi. Dopodiché faremo tanti vari recinti in cui le sposteremo e le coloreremo. Ci riusciremo? Ma spero di sì, signori. Non lo vedo un progetto molto complicato. Non lo vedo un progetto molto complicato. Avremo lana infinita? Sì. E quindi potremo tranquillamente fare e disfare tante cose con la lana. Tutte queste cose avremo da fare con la lana? No, però chi se ne frega, signori, noi dobbiamo fare qualsiasi cosa, cose semplici, niente di particolare, però le andiamo a fare. Allora, prendiamo un blocchetto di erba verde, così la zona prenderà forma, perché se non c'è l'erba le pecore non le nasce, non le cresce il pelo, quindi ci serve l'erba. Intanto dormiamo, però fra un step e l'altro dormiamo. Come portiamo le pecore su? Allora, vicino a noi c'è la scala, quindi questo già è una cosa molto importante. Se non sbaglio, noi dovremmo avere delle corde, dei lacci per prenderle al volo e portarle su. Quindi diciamo che l'obiettivo è proprio questo di qua, signori, prenderle, perché se me le porto, se me le tiro col grano, secondo me succede il putiferio. Quindi intanto qui chiudiamo, ok? Penso che come prima zona per potersi riprodurre, penso che sia abbastanza buona. Diciamo che non si possono lamentare. Allora, staccionate, se non sbaglio, nel magazzino l'altro giorno ne avevo vista qualcun'altra. L'altro giorno, ieri, ne avevo vista qualche altro di quercia semplice, se non sbaglio. Quindi potremmo andare a recuperare quelle anziché sprecare altro legno per fare staccionate che già abbiamo. Aia. E che siamo qui su, vediamo anche se abbiamo la corda. Perfetto, abbiamo due guinzagli. E che te lo dico a fare? Abbiamo giusto giusto due guinzagli per giusto giusto due pecore che ci servono. Sì, va bene. Ci siamo. Iniziamo a chiudere tutta quanta la zona. Qui dobbiamo sistemare un attimino questa zona qua perché non mi piace questo vuoto che c'è lì. Non è proprio la cosa più bella del mondo. I nostri polli, guardate già quanto stanno a diventare. Già stanno a rompere i coglioni. Stanno già iniziando ad esagerare. Dovremmo iniziare anche ad ucciderne qualcuno. Allora, qui chiudiamo. Così abbiamo la prima zona 1
e 2. Le pecore le facciamo passare di qua e successivamente chiuderemo. Ci serve una cesoia perché dobbiamo fare un tappetino. Forse ce l'avevo i tappetini di lana, ma mi secca ritornare su. Vabbè, ritorniamo su. Rapido taglio, signori, ritorno un attimo velocemente su perché forse un tappetino di lana ce l'ho e quindi è inutile poi fare e disfare. Vediamo se ce l'abbiamo. Avevo detto rapido taglio, ma non si è avverato perché ho continuato a parlare come un pirla. Perfetto, un tappetino ce l'abbiamo. Dove lo mettiamo? Lo mettiamo qui. Perfetto. Lo vogliamo colorare? No, fondamentalmente non ci serve a noi che sia colorato. Dobbiamo andare a recuperare le due pecore che io prima di iniziare il video avevo intravisto in quella zona dritto dove stiamo andando adesso. Riusciremo a portarle? Non lo so, col grano sarebbe stato più facile? Non lo so nemmeno questo. Speriamo che siano convinte in questa avventura di cambiare casa. Dobbiamo distruggere sto fungo volante che non piace per niente e costruirlo a casa nostra. Mi piacciono questi funghi così, danno colore, quindi secondo me a casa ci possono stare molto bene. Molto bene. Allora, io le pecore le avevo viste in questa zona di qua. Pecorelle, ok, una ce l'abbiamo e due ce l'abbiamo, quindi attaccane una e attaccane due. Perfetto, signore, sequestrate, seguitemi. Forza, forza. Senza fare troppi beati. Che cazzo fa quella? Si ferma a mangiare. Cammina, abbiamo una missione da compiere. Tu pensi a mangiare. Ce l'ho sempre attaccata? No, ne ho solamente una attaccata. Dove sta l'altra? Perché ti sei staccata, brutta, stupida? Andiamo, signora pecorella. Con calma e sangue freddo. Seguite, seguite. Su, su, un passo dopo l'altro. Seguitemi, brava, fate parkour, fate quello che volete. Basta che mi seguite senza fare eccessivi danni. Riescono a passare di qua secondo voi? Non lo so. Spero di sì. Nel dubbio allunghiamo un pochino il ponticello. Riuscite a passare? Sì, perfetto. Riuscite a passare di qua? Una da un lato, una dall'altro lato. Non ha importanza, io sono... La corda è qualcosa di superfluo. Andiamo, andiamo, signore. Seguitemi, seguitemi. Ci siete sempre? Sì. Da questa parte. Dobbiamo fare una piccola scalinata, signore. Spero non, la cosa non vi affatichi troppo. Spero la cosa non vi affatichi troppo. Seguitemi, seguitemi. Forza, ce le ho tutte e due? Sì. Andiamo, 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 che la scaletta è qua vicino. Dai, dai. C'è da affrontare un poco di acqua, ma non vi preoccupate. Poi vi asciugate. La scala da dove parte? Non mi ricordo, forse da là. Vabbè, dobbiamo fare un poco di acqua, signori. Un bel tuffo a mare. E siamo tutti contenti. Dai, forza, forza. Che vi porto nella vostra nuova casa. Dai, forza, 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 forza. Su, su, su. Bravissime. Ma che brave pecorelle. Sì, decisamente con le corde è stato molto più facile. Sperando che non si lanciano di sotto e si impicchino. Però ce l'abbiamo fatta, signori. Ok. Ci abbiamo fatto una parolona perché qui mi manca il passaggio per portarle da quel lato. Allora, non la terra, no. Mettici il blocco di... Fai così. Perfetto, signore. Dove cazzo stanno? Signore pecore, andiamo, andiamo. Dai, ultimo sforzo. Andiamo, andiamo. Dobbiamo venire qua dentro. Dai, dai. Dov'è? Ma porca miseria. A te ti posso attaccare qua? Sì, ok. È morta quella? Dove sta? Si è impiccata veramente. Ma era andato tutto bene. Eravamo riusciti a portare la pecora qua. È morta, signori. Non solo è morta, si mi è pure fregato la liana. Dove sta? Non ci posso credere. Non ci posso credere. Era andato tutto bene. È andato tutto liscio. Dov'è la mia liana? Dove sta la pecora? Che cazzo la sta facendo quella pecora là? C'è una pecora che fa parkour in aria, scusatemi. C'è un piccolissimo problema. Cosa? Aia! Questo è grave, questo è grave, questo è grave. Se ammazzo quello, parte il raid e io ho il villaggio vicino, signori. Questa cosa non è per niente buona, non è per niente buona. Mi stanno seguendo? Sì, seguitemi, seguitemi. Bravi, bravi.
Bravi, 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 seguitemi, 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 bravi. Bravi, mi devo portare il più lontano possibile dal villaggio. Non che, dico, ucciderli, non che portarli lontani dal villaggio sia sempre qualcosa, però se io ora li porto lontani dal villaggio, in teoria, li porto lontani dal villaggio, loro mi stanno continuando a seguire, se io ora mi metto a correre come un pazzo e faccio il giro largo, perché questi fuori programma che non ci dovrebbero essere? Perché questi cazzarola di fuori programma, signori? Riesci tu un altro a correre? Ma mi giro, ce l'ho ancora dietro, scommessa. Stanno provando a seguirmi, ma non ci riusciranno. Non ci riusciranno, sono più veloce del vento. Porca miseria. Come cazzo ci è arrivato questo qua? Ha fatto il giro corto. Tu puoi morire, bastardo che non sei altro. Tu puoi morire. L'altro con lo standard, forse l'abbiamo perso. No, non l'abbiamo perso l'altro con lo standard. C'ho una pecora impiccata. Questi che mi stanno a rompere le scatole. Mannaggia a loro e a chi non glielo dice pure. Stiamo calmi, signori, stiamo calmi perché la situazione è grave. La situazione è abbastanza grave. L'importante è che io non lo uccido. Se io non lo uccido, lui non mi rompe le scatole. Va bene, statti lì sotto e non rompere le scatole a nessuno. Allora, scusatemi. Per sì e per no, tu dammi un bel secchiello di latte, perfetto. Mangiamo una bistecca. Allora, una pecora è lì, ok. Ritorniamo al nostro fardello. Tu sei qui, è giusto, e sei attaccata. Tua sorella, dove cazzarola sta? Che l'ho vista che faceva parkour in aria? Che cazzo non la fa lì la pecora? Ma fatto un errore gravissimo. Ho liberato la pecora sperando che praticamente. Ok, calma, calma, calma. Recupera questa. Acchiappa nuovamente a lei, acchiappala qua, ok. E lei non si può muovere. Quella sta a fare ancora parkour? Domanda. Se, io non capisco come faccio a fare parkour. No, non è più qui che fa parkour, signori. Dove è finita? A questo punto penso sia morta. Sì, è decisamente morta, signori. È volata giù. Va bene, va bene, va bene. Piccolo taglio, signore. Recupero un'altra pecora e vediamo un attimino di tornare qui. Da dove ci siamo visti. Da dove era andato tutto bene. Ma porca miseria. Signori, trovata. Trova tu. Sarai la nostra pecorella. Sperando che non ti metta pure tu a fare parkour strano. Maialino, non ti preoccupare che prossimamente toccherà anche a te. Con un bel guinzaglio ti porteremo a casa nostra. E anche tu diventerai un membro della nostra famiglia. Andiamo, pecorella, veloce, rapida. Dai, dai, dai. Che per voi il video sta durando poco, per me un'infinità. Per fortuna quei scassapalle sono spariti. Così non abbiamo il rischio di altri strani incontri, brutti incontri. Incontri rischiosi, signori, perché se ammazzavo per sbaglio quello con lo standardo, partiva il raid nel mio villaggio. Partiva il raid nel mio villaggio e quindi la situazione era abbastanza problematica e pericolosa. Allora, pecorella, no, abbiamo sbagliato strada. Pecorella, te fai beh e mi fai confondere. De qua. Dove stai? Pecora, di qua. Andiamo, forza. Non ti preoccupare. Dai, dai, dai. Ti porto a conoscere la tua futura moglie o marito. Decidete voi chi è il maschio dei due. A me non mi interessa, l'importante è che. Ti chiudo là dentro con l'amica tua e siamo tutti contenti. Allora, c'è un pochino di acqua da fare, ma non ti preoccupare perché ne uscirai viva. Dai, forza. Allora, il tratto più particolare è questo. Mi raccomando, non fa cacate. Andiamo, forza. Su, su, su. Bravissima. Brava, 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 brava. Allora, facciamo una cosa intelligente.
chiudiamo un pochino di più, così in teoria, anche se lei non dovrebbe volare di sotto. Perfetto, bravissima la mia seconda pecorella. Allora, andiamo con le staccionate anche di qua. Perfetto, mettiamo staccionata 1 e staccionata 2. Ok, a te ti posso liberare e a te ti posso liberare pure. Perfetto, il mio bellissimo tappetino di lana dove sta qua. Lo mettiamo 1, 2, 3, 4. Perfetto, non c'è un centro ma noi ce ne sbattiamo. Però lo mettiamo qui, signori, tanto ci servirà a poco. Ok, dobbiamo mettere due torce perché già vedo i mostri che nascono e che rompono le scatole. E riesci a farmi andare qui sul bordo? Ah beh, lì l'avevo messa. Vabbè, mettiamola qui. Mettiamola qui e quella la levi. Riesco a recuperarla. Facciamo il giro coti coti. Forse l'ho recuperata, forse sì, forse no. Questa levala e la mettiamo qui sopra. Ok, perfetto. Andiamo a recuperare un po' di grano. Facciamo riprodurre le nostre prime due pecore della serie. Prime due che diventeranno tante due. Me ne bastano due pezzettini solo di grano. Le mucche mi guarderanno con invidia, ma noi ce ne sbattiamo altamente. Andiamo verso le nostre amiche pecorelle. Signori, siete quelle che daranno inizio a tutto. Riproducetevi e date sfogo ai vostri amori, signori. Da qui partirà tutto. Sì, magari questo recinto è un po' troppo grosso. Già questo si potrebbe dividere in quattro praticamente. Già magari due di qua e poi fare un corridoio centrale con altri due di qua. Tanto basta tre pecore. Un 4x4 vi basta per campare, no? A voi, a puff. Lì, però poi forse non mi bastava spazio di là. Se no potremmo fare una cosa molto più sottile. Quindi fare tipo un 1x1, così. E fare magari 4 pecore, così c'ho tanta tanta lana a disposizione. Sì, si potrebbe fare, la possiamo studiare. Detto questo, signori, per oggi io mi fermo qui. Noi ci vediamo domani, sempre qui sul canale, per un prossimo appuntamento. Le nostre amiche pecorelle ce l'abbiamo. E niente, signori, andremo avanti, andiamo avanti. Bella a tutti, ciao!